Ciao fregolini e fregoline, allora, come leggete dal titolo, ho voluto fare cosa mangio in una settimana. Allora, non ho ripreso il sabato e la domenica, ma ho ripreso dal lunedì al venerdì, per cui questi 5 giorni. Il sabato e la domenica, sinceramente, mangio pizza, carne o pasta, per cui mangio sempre le stesse cose, come adesso vedete nelle clip, nel video. Allora, lo spuntino verso le 3 e le 4 non l'ho fatto perché non avevo voglia di fare lo spuntino, ma di solito io bevo un tè caldo con le fette biscottate o i biscotti, quelli adesso io dico quelli piatti perché non mi viene mai il nome. Comunque di solito io faccio lo spuntino con oppure uno yogurt, ma dato che in questa settimana non avevo voglia di fare spuntini, non avevo fame, forse perché stavo lavorando. Allora, alla fine non vedete gli spuntini, vedete solo quello che mangio a colazione, quello che faccio a pranzo e a cena tutti i giorni. L'unica clip che non ho registrato, che mi sono dimenticata, è stata quando io ho fatto il riso alle zucchine. Ho preparato, vi ho fatto vedere come faccio il riso alle zucchine e poi quando ho impiattato che c'era il riso con le zucchine non ho registrato quella clip perché poi dopo che ho mangiato il piatto mi sono dimenticata. Per cui quella clip lì non la vedete, scusatemi, ma era anche forse un video un po' di fretta perché ne stavo facendo altri e in più ne sto facendo altri di video, per cui ho fatto un po' di casino e comunque spero che lo stesso vi piace. Calcolate che quello che vedete sono quello che più o meno io mangio quasi tutti i giorni. Per cui più avanti poi ne farò un altro verso, non so, l'estate, farò un altro video uguale a questo, però questa volta comprende il sabato e la domenica. Secondo me è anche una bella idea. Detto questo, però, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram se volete, lasciarmi un like e un commentino qua sotto cosa mangiate voi in settimana, se mangiate le stesse cose oppure no. Detto questo, vi lascio al video, spero che vi piace. Allora, lunedì mattina per colazione mi faccio i pancake, questi qui di Mulino Bianco, che finalmente li ho trovati al gran mercato dopo 3-4 mesi. E dato che li ho trovati, ne ho presi due di pacchi. Sono così piccolini col marchio. Adesso li riscaldo un po' in padella e poi ci metto questo qua, lo zucchero caramellato, per cui faccio i pancake e mi bevo il latte.
mezzogiorno, riscaldo il purè che ho fatto praticamente ieri, lo riscaldo un po' perché è freddo. Ovviamente questo pure è fatto in casa. Poi mangio la bresaola con un po' d'olio e un po' di burrata, metà burrata, che è questo qua. Questo è il mio piatto per il lunedì a mezzogiorno, compreso il purè. E ovviamente non deve mancare la rocchetta, perché io bevo acqua. Buon appetito! Allora, orecchiette che vengono da Napoli, queste qua, che ci ha portato un nostro amico. Li facciamo con le cime di rapa e la salsiccia. Vengono, vediamo se c'è scritto qua, c'è scritto S.A. fresche fresche, poi vi faccio vedere le qualità. Martedì mattina bevo la spremuta d'arancia, quelle rosse, e questa coppa alla vaniglia con panna, fatta così. Stamattina va così perché non c'ho voglia di fare il cappuccino. E questo è quello che mangio e bevo stamattina con la spremuta. Si è pannato tutto. Oggi polpette al sugo a mezzogiorno. Basta. Allora, oggi è mezzogiorno, solo polpette e acqua, perché c'ho poca fame, per cui li mangiamo così con il sugo.
polipo di patate. Mangiamo martedì sera con peperoni e torta salata con zucchine e formaggio. Questo è quello che mangio stasera. Mercoledì, cappuccino con cereali, anellini di cereali al miele. Che sono questi? Voilà! Questa è la colazione con la tazza di gocciole. Invece per mercoledì a mezzogiorno mangiamo questo qua alla rana, Giro d'Italia carbonara. Lo faccio al burro e salvia perché lo voglio provare. Per cui, dato che è una novità, ho preso questi qua che costano 3,99 euro. E mangiamo sia questi. Il polipo con patate avanzato di ieri, perché ovviamente non si butta niente, e i peperoni avanzati da ieri, per cui praticamente tutto quello che è avanzato lo mangiamo, perché sennò andrà buttato. Per cui questo è quello che mangiamo. Assaggiamo in diretta. Vediamo se sono buoni. Allora, dentro è così. Questi si sente, non come quelli del lido che prende gli gnocchi che fanno cagare. Posso dire? Si sente la carbonara e la pancetta dentro. Sono buoni perché si sente il gusto. Si vede. E non è male. Perché poi si vede. Adesso spero che metta fuoco. Sì, si vede. Sono molto buoni. Consiglio di prenderli. Io finisco questi, poi mi mangio i peperoni. Mi mangio i peperoni e un po' di insalata con il polpo. Sono buoni, ve li consiglio, provateli. Buon appetito! Invece alla sera del mercoledì facciamo le trofie, queste qua, pasta fresca con peperoni che ho tritato, ho fatto la salsetta con i peperoni e i pomodori gialli, per cui oggi mangiamo questo. Stasera facciamo così, con i pomodori gialli ovviamente tagliati, con la salsetta di peperoni, e vediamo come viene. Con prosciutto e
frittata pronta. Ovviamente mangio solo questa perché non ho tanta fame. Mi bevo l'acqua di Rocchetta. E dato che stamattina mi sono svegliata tardi, che erano ormai le 10:30, non ho fatto colazione. Per cui, cioè, sì, ho bevuto il caffè, ma non sono stata lì a farvelo vedere. Per cui, adesso vi faccio vedere praticamente che mangio solo questo. Di solito a mezzogiorno mangio poco, quando sono da sola. Infatti sono da sola, per cui mangio poco e mi faccio una cosa veloce. Buon appetito! Ci vediamo stasera, perché gli spuntini, quando io lavoro o faccio qualcos'altro, non li faccio quasi mai. Per cui gli spuntini non ve li faccio vedere, perché giustamente non li faccio. Spremuta d'arancia e pancake con venerdì mattina. Mangio pancake, un pancake di mulino bianco con la spremuta, perché non c'ho voglia di fare colazione. Per cui oggi mangio questo. Proviamo il noodles al gusto di pollo. Dato che non c'ho voglia tanto di cucinare, questo 3 minuti li proviamo. Comunque mezzogiorno, venerdì. Sono così con il condimento. Allora, queste erano le cose, diciamo, che ho mangiato.
in settimana. È stato un po' un video un po' difficile da fare, perché giustamente dovevi registrare tante clip quasi tutti i giorni, e un po' mi sono dimenticata anche di fare qualche clip. Comunque spero lo stesso che questo video vi sia piaciuto, e niente, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di quello che ho mangiato. E io vi ricordo lo stesso di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Se volete seguirmi su Instagram, che lì vedete anche le cose che io mangio quasi tutti i giorni. Ogni tanto pubblico qualcosa quando io cucino, quando io mangio. Per cui se volete seguitemi su Instagram, che lì vedete anche quello che mangio. Lasciatemi un commentino qua sotto se anche voi mangiate quello che mangio io o qualcosa di diverso. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!